Buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Basilicata Sport. Cominciamo come di consueto parlando del calcio a 5, Serie C2, Girone B, guardando i risultati. Amici via Roma, Cirigliano 6-2, Aurora Tursi Lions 9-4, Dinamo Viggiano Bangone 9-5, Nemoli Progetto Tito 1-4, Stat Castrum Baianelli 4-7, Treppi Vallenoce Maratea 5-6. Riposa Mene Futsal. Classifica: Real Maratea 21, Aurora Tursi 18, Progetto Tito 16, Treppi Vallenoce 15, Mene Futsal 13, Castrum Baianelli 12, Cirigliano, Bangone, Nemoli 9, Dinamo Viggiano e Lions a 6, chiudono a 3 Amici di Via Roma e Stat Potenza. Big match della giornata è stato il derby Treppi Vallenoce Real Maratea. Per sapere com'è andata, diamo la linea ad Emilio Palladino. Sì, Sandino, è stata davvero una partita emozionantissima e piena di colpi di scena. Il Maratea prende subito le redini del gioco e passa in vantaggio con un gol in contropiedi di Di Puglia. Passano pochi minuti e Marino raddoppia con il più classico dei colpi del calcetto, la punta. Ma la 3P c'è e grazie a due splendide reti di Maimone riporta la situazione in parità. La partita si mantiene su ritmi alti che favoriscono lo spettacolo. È in questo contesto che matura il gol di Cozzi, che sfrutta la palla persa di Giuseppe Agrelli e deposita nell'angolino sinistro. Nonostante gli errori difensivi, i padroni di casa tengono bene il campo e pareggiano grazie all'inesauribile Maimone, che firma così la sua personale tripletta. A questo punto il Maratea dimostra di meritare il primato in classifica e chiude praticamente i conti con Fortunato e The King Cozzi. Il gol di Musa allo scadere può solo aumentare il rimpianto. Il Maratea porta a casa 3 punti preziosi, mentre la 3P può recriminare qualche decisione arbitrale. Ma sentiamo anche i commenti dei protagonisti. No, non è che non l'abbiamo gestita bene, si tratta di una partita tra due grandi squadre. Non a caso siamo prima e seconda. Noi abbiamo fatto due errori, hanno fatto due gol, anzi tre gol su tre nostri gol. Mentre i nostri gol sono state tutta azione manovrata, si vede che la squadra è preparata e ha fatto una grande partita. Sapevamo che era difficile. Però ci sta a perdere con il Maratea perché è una grande squadra come lo è la 3P. Noi continuiamo ad andare avanti, a lavorare tranquilli. Io sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno fatto un grande lavoro fino adesso. Noi abbiamo 15 punti, abbiamo vinto tre trasferte, abbiamo vinto altre due partite in casa, quindi siamo tranquillissimi, siamo contenti, non è un problema la partita che abbiamo perso. Andremo a vedere a fine campionato quello che ci sarà davanti. Ma non è, noi non è che facciamo la corsa sul Maratea, noi dobbiamo fare un bel campionato. Diciamo che è una delle squadre da battere comunque, mister. Il Maratea sicuramente farà un campionato di vertice, ma ci saremo anche noi. Noi siamo partiti in sordina, la società non ci ha chiesto di vincere il campionato. Noi è una squadra fatta di tutti ragazzi locali che si impegnano, che lavorano e fanno bene durante la settimana. E i risultati si vedono. Con noi chi vince deve sudare. Noi cercheremo di fare un grande campionato come lo stiamo facendo fino adesso. Faccio i complimenti a Maratea perché è una grande squadra, ma comunque fino alla fine troverà sempre anche noi. Ho giocato male, però comunque è importante i 3 punti perché comunque viene su un campo, secondo me, dove pochissime squadre fanno sì, questo risultati. sicuramente. Poi la partita è sempre un derby, quindi comunque un po' l'agonismo, poi faccio pure i complimenti all'arbitro, anche se ogni tanto ha perso un po' di polso la partita, però alla fine credo che l'importante è sottolineare che un paese come Trecchina, Parrucca, uguale. Tutte queste persone che sono state comunque presenti vuol dire che comunque il pallone ancora è Sì, vivo. sì, sì. E faccio i complimenti alla società della 3P che fa Continua divertire a dar forza, ragazzi, sì. fa qualunque cosa. E purtroppo Marino viene da una categoria superiore, abituato a giocare a calcetto. Noi siamo abituati un po' più forse a giocare a calcio, eh? Però C'era molta più sintonia forse con da te di fuori, Puglia, forse forse. da fuori non si vede. Io che gioco mi rendo conto quanto è bravo Pasquali, ma non perché, vabbè, siamo dello stesso Sì, paese, però è di categoria superiore. Secondo me è più forte della Ok. categoria. Poi posso sfruttare questa cosa, tanto Sì, so prego, che prego. mi vede la mia fidanzata che è a Perugia, gli faccio un saluto e spero che ci vediamo presto. La salutiamo. Complimenti a tutti. La ringrazio. Direi che è proprio tutto, rimando la linea a Sandino. Altra importante partita è stata quella tra Nemoli e Progetto Tito. L'ha vista per noi Domenico Candesani.
Al comunale di Nemoli si è disputata la partita tra Nemoli e Progetto Tito. Partita molto tattica ed equilibrata che ha visto passare in vantaggio i titesi con il gol di Salera e il raddoppio di Satiano. Mentre gli ospiti cercavano di chiudere la partita, il Nemoli accorcia le distanze con il gol di Rideco. Ma dopo una traversa colpita dal Nemoli, è il Progetto Tito a segnare di nuovo con la doppietta di Satiano. Nel secondo tempo arriva il definitivo 1-4 di Caviello, che chiude i conti. Il resto della partita è affidato ai portieri, che eseguono un paio di parate e fissano il risultato sull'1-4 per i titesi. Nell'altro girone continua la marcia degli amici del Borgo, sempre più primi a quota 21 punti. Chiude il Genzano con solo un punto. Passiamo ora al calcio. In seconda divisione il Melfi ritorna a vincere e in casa batte 4-1 l'Isola Liri, mentre il Matera pareggia in casa per 2-2 contro il Pomezia. Ma ora vediamo tutti i risultati. Avellino Vigor Lamezia 3-1, Catanzaro Campobasso 1-2, Fondi Trapani 1-3, Latina Neapolis 0-0, Matera Pomezia 2-2, Melfi Isola Liri 4-1, Milazzo Brindisi 2-0, Vibonese Aversa Normanna 1-1. Classifica: Latina 26 punti, Trapani 25, Neapolis e Pomezia 22, Avellino 21, Melfi 18, Matera 17, Vigor Lamezia 17, Aversa Normanna 17, Milazzo 17, Brindisi 17, Fondi 14, Campobasso 10, Vibonese 9, Isola Liri 5, chiude il Catanzaro a 2 punti. In Serie D, brutta sconfitta per il Francavilla, che a Battipaglia viene battuto per 3-0. Ottimo pareggio per il Pesticci, che al Michetti pareggia 0-0 contro il Bovilla Ernica. Vediamo ora gli altri risultati. Angri Ostuni 3-3, Battipagliese Francavilla 3-0, Pesticci Bovilla 0-0, Fortis Trani Sant'Antonio Abate 1-2, Francavilla Fontana Arzanese 1-1, Ischia Grottaglie 3-0, Nardò Gaeta 2-0, Pomigliano Fortis Murgia 2-1, Casarano Capriatese 0-0. La classifica: Arzanese a 30 punti, Casarano a 25, Fortis Trani a 24, Gaeta a 23, Ischia a 21, Pesticci a 20, Pomigliano a 20, Fortis Murgia a 20, Bovilla a 20, Nardò a 19, Francavilla a 17, Sant'Antonio Abate a 16, Capriatese a 13, Battipagliese a 13, Grottagli e Francavilla Fontana a 12, Angri 10, Ostuni a 4. In promozione, importante vittoria per il Lago Negro, che tra le mura amiche schianta il Tursi con un sonoro 4-0. Diamo ora uno sguardo agli altri risultati. Atletico Scanzano Sporting Pignola 2-0, Balvano Bella 1-0, Montescaglioso Cangellara 0-3, Reali Irsina Grottole 2-3, Rotondella Atletico Potenza 1-2. Lago Negro Aurora Tursi 4-0, Sant'Arcangiolese Bernalda 1-1, Varisius Matera Pesco Pagano 2-0. La classifica: Atletico Potenza e Atletico Scanzano a 34 punti, Bernalda a 21, Reale Irsina a 20, Sporting Pignola a 18, Cangellara a 18, Balvano a 18, Rotondella e Sant'Arcangiolese a 15, Grottole a 14, Pesco Pagano e Tursi a 13, Lago Negro a 11, chiudono Bella, Varisius, Matera e Montescaglioso a 8. In prima categoria, girone B, il Grassano domina la classifica con 28 punti, seguito dalla Tronica a 26. Chiude la classifica il Metanauto Lucano con solo 4 punti. Chiudiamo ora la pagina calcistica parlando di seconda categoria. Il Nemus del mister Tony Agrello pareggia in casa contro lo Spinosa. Ha seguito per noi la partita Francesco Di Lascio. Il Nemoli perde un'occasione per raggiungere lo Spinosa in classifica. Infatti non va oltre 1-1 casalingo. Subisce il primo tempo e lo chiude sotto di un gol. Nel secondo tempo si vede un altro Nemoli che riesce ad arrivare al pareggio con il gol di Roberto Di Lascio. Sono arrivate anche altre occasioni che però non sono state sfruttate al meglio. Nel Nemoli da segnalare l'assenza di Andrea Carrazzone, giocatore simbolo della squadra che sicuramente sarebbe stato utile per appuntare alla vittoria. E oggi abbiamo giocato una partita abbastanza positiva. Eravamo orfani di Carrazzone che, come si sa,
è l'ago della bilancia nel bene e nel male delle partite. Comunque abbiamo giocato abbastanza con determinazione, ovviamente qualcuno era sottotono perché veniva da qualche infortunio, ci mancano ancora delle persone. Comunque un risultato che tutto sommato è giusto, potevamo fare un po' di più e quindi magari ottenere qualche punto in più che ci consentiva di agganciarli in classifica. L'obiettivo nostro è sempre, da sempre, stato quello del divertimento. Quello è la cosa principale. Quando c'è quello, per noi il risultato è sempre un successo, è sempre una cosa positiva. Oggi a volte c'è stato anche dei momenti di nervosismo, però sono accettabili, delle cose accettabili. Noi veniamo abbiamo diversi squalificati proprio per il comportamento, proteste eccetera. Queste sono delle cose da eliminare e sono 3 partite, questo è il nostro risultato più positivo. 3 partite finiamo in 11 persone, 3 partite non abbiamo perso. Vediamo ora tutti i risultati della seconda categoria, girone C. Castelluccio Scanzano 1-5, Corleto Ferrandina 0-1. Fratelli Cafaro Sarconi 2-0, Nemus Spinoso 1-1, San Martino d'Agri Stigliano 3-3, Episcopia San Severinese 0-0, Vigianello Moliterno 0-1. La classifica: San Severinese a 22, Real Ferrandina a 21, Moliterno a 17, Scanzano a 15, Fratelli Cafaro a 14, Spinoso a 13, Nemus e Stigliano a 10, Episcopia a 9, San Martino d'Agri ad 8, Vigianello a 6, Corleto a 5, Castelluccio a 4, chiude il Sarconi a 2. Passiamo ora agli altri sport, parlando di volley. Nella B2 maschile continua il momento negativo della Sidel Lago Negro, che viene battuta a Giarre per 3-0. Impegno facile per la Nicodemo Lauria, che in casa batte per 3-0 il Tremestieri. Ha seguito per noi la partita Rosario Limonci. Il 27 novembre si è giocata la 7ª giornata del campionato di volley maschile Serie B2. A Laurie i padroni di casa hanno affrontato gli algoritmi Tremestieri. La Nicodemo Arredamenti ha passeggiato sugli avversari vincendo un'altra partita con risultato di 3-7-0, con i parziali di 25-18, 25-13, 25-10. La Nicodemo non ha giocato una delle sue migliori partite, ma è riuscita lo stesso a vincere la gara, grazie al solito calore del pubblico e ad una buona prestazione del collettivo. A questo punto la Nicodemo Arredamenti è sempre solitaria in testa alla classifica a 15 punti, con un punto di vantaggio sulla Publiemme Pizzi. Chiudiamo questa puntata parlando di karate. Lo scorso weekend si è svolto a Foligno il 25° campionato italiano cadetti di Kumite. 379 atleti maschili spicca il 7° posto del giovane potendino Triano, dello Shindai Kan Karate Club. Anche per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima settimana con Basilicata Sport. Grazie e buona serata.